Ciao a tutti dal vostro fisico e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono molto contento perché vi posso portare sul canale in assoluta anteprima il video di un video gameplay completo di L'Eternauta. L'Eternauta è il nuovo gioco di Pendragon Game Studio che verrà lanciato come campagna Kickstarter a febbraio e che ci vede ripercorrere parzialmente, adesso vi spiego in che senso, i fatti che vengono raccontati nel fumetto L'Eternauta. Ora, per chi non lo conoscesse, L'Eternauta è un fumetto molto famoso scritto negli anni 50 in Argentina che vede appunto che comincia una serata come tante in cui quattro amici si ritrovano al bar, ma a un certo punto comincia a nevicare nonostante sia piena estate. E la cosa ancora più curiosa è che questa neve, appena tocca qualcheduno, lo uccide. Quindi uno di questi amici muore, gli altri cominciano a interrogarsi sul da farsi e così via. Noi praticamente in questo nuovo gioco di Mauro Chiabotto, che è assolutamente un narrativo, ve ne accorgerete subito, ci troviamo nei panni di persone che si sono rifugiate al chiuso proprio per proteggersi da questa neve, e da questa neve che uccide, dalla quale non si sa bene la provenienza, insomma non si capisce, si pensa a un attacco nucleare, una nuova arma e così via. E, insomma, si trovano al chiuso proprio per proteggersi da questa neve e dovranno trovare il modo, nella migliore delle ipotesi, di riuscire a scappare, a fuggire, andandosi magari a costruire una tuta, come vedete qui sulla copertina, proprio per proteggersi da questa neve. Ok, allora il gioco, adesso sposto la scatola, io l'ho già setappato. Il gioco è questo qua. Come vedete, adesso vi sto dando una prospettiva dall'alto della plancia, ricordatevi che tutti sono materiali prototipi, nonostante alcuni siano molto buoni, già rimane questo qui un prototipo. Ho messo qui al centro del tavolo appunto la plancia dove andremo a montare, dove andremo a sviluppare la nostra storia, mentre qui sulla mia destra ho messo le plance dei giocatori proprio per farvi vedere la meccanica. Ora, prima di passare al gioco vero e proprio, voglio spiegarvi un po' come funziona, nonostante sia un gioco molto semplice a livello di meccaniche, ma assolutamente intrigante a livello di narrativa. Allora, come vedete, la mappa è modulare. Io ho delle carte, che sono queste qui, che sono le carte mappa, che di volta in volta mi verrà detto come andare a piazzare. Io in questo momento ne ho piazzate due, ho messo gli standee dei nostri personaggi, ci sono anche le miniature, ma ho preferito farvi vedere gli standee e capirete subito il motivo. E insomma, noi durante la nostra partita andremo a costruire la nostra mappa proprio su questo tabellone. Ogni spazio è diviso, come vedete, in quattro sottospazi in cui i nostri personaggi potranno muoversi, e fondamentalmente il turno di gioco consiste nel pescare una di queste carte, che se non sbaglio si chiamano carte azione, e in buona sostanza andare a giocare una carta azione su uno dei nostri personaggi, che come vedete posseggono quattro spazi. Nel momento in cui i quattro spazi saranno occupati, basta che uno dei personaggi abbia il quarto spazio occupato, che il round di gioco termina e si passa al round successivo. Se in questo momento noi abbiamo a disposizione 8 round per completare questo scenario demo, se non riusciamo a completarlo entro 8 round, abbiamo perso. Ora, un paio di cose. La prima, questo scenario demo non andrà in stampa, quindi non vi state spoilerando niente, se non un pochino di introduzione alla trama, ma che sarebbe meno che vedere un trailer, ecco. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che abbiamo qualche regola semplificata proprio per questo scenario demo. Ad esempio, normalmente, come vedete qua, ogni giocatore può tenere al massimo 4 oggetti. In realtà questo limite in questa versione, diciamo in questa demo, è stato eliminato proprio per facilitare i giocatori, e mancano questo tipo di carte qua, soprattutto queste carte, diciamo, vedete, col penso il simbolo della neve, sembra un meteorite, non lo so, e che sono quelle che vengono chiamate le carte minaccia. Le carte minaccia, che sono degli eventi che accadono all'inizio di ogni turno e vanno a inficiare, tra virgolette, il lavoro che state facendo, insomma vanno a minare quello che è il vostro lavoro. Ok, allora vediamo come funziona il round di gioco, poi passiamo subito a giocare, perché, ripeto, il gioco è molto semplice e non vedo l'ora di farvelo vedere. Io avevo avuto l'occasione, posso dire il privilegio, di provarlo a Modena l'anno scorso e ero rimasto assolutamente colpito, perché, come vi farò vedere, questo è un'avventura grafica da tavolo. Se avete giocato alle vecchie avventure grafiche della Lucas, quelle un po' più mature, in stile Monkey Island, ma più mature, tipo Fate of Atlantis o Broken Sword e così via,
non solo Lucas, chiaramente Broken Sword non è della Lucas, ma per farvi capire il genere, vi ritroverete molto a casa. In pratica, Runaway, se qualcuno se lo ricorda. In pratica, in questo tipo di avventura, noi andremo a raccogliere oggetti, cercare di interagire con l'ambiente circostante, con gli altri giocatori. Insomma, cercheremo di andare a costruire la nostra storia basata, diciamo, come ambientazione, insomma, con l'ambientazione dell'Eternauta. Chi ha già letto il fumetto si ritroverà abbastanza a casa, nel senso perché questa ambientazione è la stessa per i due, sia per il gioco da tavolo che chiaramente per il fumetto, ma anche chi non l'ha letto non si preoccupi perché quella che andremo a ripercorrere sarà una storia parallela a quella del fumetto, che quindi praticamente avrà dei punti di contatto con quello che è stato il fumetto, ma che non inficerà la lettura dello stesso. Ok, allora, adesso vi faccio vedere come funziona il gioco e poi passiamo a giocare. Allora, il round di gioco è molto semplice. All'inizio peschiamo, io sto giocando in solitario, pescherò 8 carte azione, che chiaramente vanno mescolate. Adesso io le ho già mescolate, do una mescolata giusto così per farvi capire come funzionano, e ne pesco 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, e le mettiamo qua, le metto qui da parte. Queste le rimetto a posto, ve le faccio vedere. Adesso le mettiamo qua, tanto poi le metto da parte. Allora, le divido per tipo, così le vedete tutte. Movimento, break, azione e movimento. Ok. Allora, le carte, come vedete, definiscono quella che è un'azione all'interno del gioco. La prima è appunto fare un'azione che mi dice di utilizzare un'azione oggetto, oppure qualsiasi numero di giocatori in qualunque ordine può scartare X carte azione per pescarne altre. Questo perché magari non vi è venuto la carta movimento, vi serve la carta movimento per muovervi, quindi potete scartare delle carte per poi pescarne altre. Invece l'azione Rummage permette di interagire con un utility counter, praticamente con un segnalino nella vostra plancia azione, oppure scambiare oggetti tra i vari giocatori. Movimento, neanche a dirlo, ci permette di muoverci di 3 spazi o 7 prendendo una carta fatica, che sono queste carte qua. Le carte fatica sono praticamente quello che andranno un po' a velocizzare il vostro gioco, andando a intasare, per così dire, lo spazio dei giocatori, perché le carte fatica le andrete a mettere qua, e le carte fatica, una volta poste lì, non vengono rimosse alla fine del round, le altre vengono rimosse. Per togliere le carte fatica, appunto, ci serve la carta take a break, cioè fai una pausa, che potremmo utilizzare per creare un nuovo oggetto oppure per scartare tutte le carte fatica da un solo personaggio. Quindi, dicevamo, il movimento permette di muoverci fino a 3 spazi oppure fino a 7 spazi aggiungendo una carta fatica. Take a break ve l'ho già descritta, e quindi abbiamo anche questa. D'accordo. Gli spazi ovviamente sono gli spazi che vedete delineati sulle varie carte. Ovviamente la diacenza si calcola solo ortogonale, non diagonale, come in tutti i giochi di questo tipo qua. Un'ultima cosa. Questi che vedete, che ho messo sulla mappa, sono dei segnalini che sono, mi diceva Mauro Modena dell'anno scorso, Mauro Chiabotto l'autore, che magari vi ricorderete per giochi tipo Last Aurora o Fuga da New York, insieme a Kevin Wilson, dicevo, sono lasciati volutamente con questa prospettiva aerea dall'alto, un pochino vaghi come descrizione, proprio per far sì che i giocatori possano interagire. Ok, allora, adesso sposto la telecamera e vi faccio vedere da vicino il tutto. Ok, allora, come vedete, sia i giocatori, ed è per questo che ho preso gli standee, sia i giocatori sono numerati che tutti gli oggetti con i quali possiamo interagire. In pratica, grazie a questo sistema, noi potremo andare durante il nostro turno a giocare, come vi dicevo, una carta su uno dei nostri personaggi e far sì che questo compia un'azione. Questa azione da compiere potrà essere una di quelle che vi ho descritto prima e andrà praticamente a combinare il numero dell'oggetto con il numero del personaggio o di un altro oggetto se eventualmente pensiamo di combinare più oggetti. Ad esempio, vi faccio un piccolo esempio, se il giocatore che si chiama Medeardo, scusatemi i nomi, faccio un po' fatica,
Medeardo andrà a interagire con questa che vista da qua sembra una porta, quindi con il segnalino numero 143, noi dovremo prendere i due numeri, 905 e 143, metterli uno vicino all'altro, mettendo sempre per primo il numero più piccolo, quindi in questo caso 143-905, e dovremo andare in un libretto dedicato, un po' come avviene in This War of Mine, a cercare questo capitolo, questo paragrafo, insomma. Ecco qua, come vedete questo qui è lo storybook e ovviamente il gioco non l'ho detto, però l'ho dato per scontato, il gioco in inglese perché questo qui è un prototipo, però sarà tutto tradotto in italiano e dicevo, in cui come vedete avete, adesso a costo di un piccolo spoiler, come vedete avete tutti i paragrafi numerati, prima il numero più piccolo, poi il numero più grande. Comunque adesso li leggeremo mano a mano che la storia si sviluppa. Ok, giusto per finire il turno di gioco, quindi pescate le carte, eventualmente come passo opzionale ne potete scartare fino a 5 per pescarne altre 5. Questo sempre nell'ottica del non mi è venuto un certo tipo di carta. Dopodiché giocate e risolvete una cartazione, come vi ho spiegato praticamente andate a occupare uno dei 4 spazi del vostro, insomma, del personaggio. Quindi ogni giocatore non ha un proprio personaggio, ma tutti possono usare tutti i giocatori. Ripescate una carta azione in maniera tale da rimanere sempre con lo stesso numero in mano. Dopodiché controllate se avete concluso, diciamo, il vostro round. Concluso il round, che la conclusione del round avviene quando uno dei due giocatori ha raggiunto le 4 carte sulla plancia. In questo caso, che cosa andate a fare? Andate a far scorrere l'indicatore del round, quello rosso che vi ho fatto vedere prima, e poi andate a rimuovere tutte le carte dagli spazi giocatori, tranne ovviamente le carte fatica, quelle, come vi dicevo, intasano un po' il vostro personaggio, ma insomma è abbastanza facile toglierle se vi viene la carta giusta, la carta take a break, perché se non togliete le fatiche diventa un problema perché andate a velocizzare di molto la partita. Ok, basta, il gioco è tutto qua. Ripeto, la meccanica è molto semplice, ma la storia è estremamente intrigante. Quindi, ok, io direi che senza altri indugi possiamo passare finalmente alla partita. Allora, io ho già pescato le mie carte e quindi in questo momento mi vanno bene così, ve le ho fatte vedere prima, e quindi non vado a scartare per poi ripescare. La prima cosa, io sono in questa stanza, come vedete Medeardo ha una torcia, che però in questo momento è... la descrizione ci dice che è una vecchia torcia piuttosto inutile senza batterie, e Alvaro che ha invece un piede di porco, in pieno stile Half-Life. Vi leggo queste che sono le carte storia, le carte trama, giusto per farvi entrare nel mood. Allora, la carta, ve la metto qua, sì, ok, la vedete, si intitola Il tuo amato Alvaro. Cara Maria, potresti non leggere mai questa lettera, ma se lo fai, probabilmente sarò morto. Mi spiace essere stato un pessimo partner. Mi dispiace aver fumato in segreto nella nostra camera da letto e non aver avuto il coraggio di chiederti di diventare mia moglie. Darei tutto per vederti un'altra volta. Il tuo amato Alvaro. Forza Alvaro, finirai per farmi piangere. Non sapevo che fossi così romantico. Smettila di prenderti il gioco di me. Questa è la verità. È finita, Medeardo. Non abbiamo cibo, non abbiamo acqua e non riceveremo alcun aiuto. Questo è come finirà. Smetti di provare e accettalo. Se smettessi di frignare, possiamo dire, e iniziassi a fare qualcosa di utile, forse avremmo una possibilità di raggiungere la tua Maria. Ti ho detto di smetterla. Devo ricordarti che sono il tuo ufficiale superiore? Dopodiché giriamo qua questa carta. Medeardo smette di lavorare alla porta di metallo e si gira per dare un'altra occhiata ad Alvaro. Ascoltami, amico, non ho speso 25 anni in questa fabbrica per morire qui. Non mi interessa se sei stanco. Muovi il tuo culo e vieni qua. Prendi questo piede di porco e aiutami ad aprire questa porta adesso. Alvaro fa un respiro profondo, dopodiché prende lo strumento. Quando ti dico di spingere con tutte le tue forze, quando te lo dico spingi con tutte le tue forze e blocca la porta aperta, e blocca la porta in maniera tale che sia aperta. Aspetta, adesso. Dopo ore di tentativi, la porta di metallo finalmente si apre. E questo è il primo passo vero dopo la tragedia. 3 giorni fa, tutti i nostri collaboratori,
che erano al di fuori degli edifici, magari fumando durante le pause, immediatamente sono caduti per terra morti, coperti da una densa nevicata. Decidi di chiudere tutte le porte esterne, barricandoti all'interno. Non sono mai stato qui prima, dice Medeardo, dandosi un'occhiata intorno. Nemmeno io. Siamo nella sezione spedizioni. Speriamo che il camion per le spedizioni sia ancora qui. Fai il primo passo e senti uno strano urlo che arriva dal fuori, dall'esterno. Non avete idea di cosa possa essere, ma di sicuro non è umano. Scarta questa carta e leggi la storia 02. Allora, questa quindi la mettiamo da parte e leggiamo la storia numero 2. Allora, la carta storia numero 2 ci dice come fare il setup, che io, come vi dicevo, ho già fatto. Dopodiché rivela le carte, mettiamole sulle. Praticamente questa niente, è una carta di setup, ci serve solo per questo. E dice rivela le carte storia 03 e 04 e la carta R00. Questo praticamente ci dice uno strano fiocco di neve, piazza questo fiocco di neve sulla carta e se lo tocchiamo bisognerà leggere un paragrafo della storia. Ok. Quindi questa, riveliamo DE03 e DE04. Ora ve le metto un secondo davanti, poi le metto da parte perché altrimenti non ci stiamo. Allora, DE03 è un obiettivo che ci dice fuggi dalla fabbrica. Dice devi risolvere questo obiettivo e lasciare la fabbrica chimica. Se fallisci questo, tu fallirai questo obiettivo se il token, il segnalino del timer, raggiunge lo spazio con l'orologio, che come vedete è questo qui. Se risolta la dobbiamo voltare questa carta, se fallita si legge un paragrafo 999002. Ok, questa la metto da parte. DE04 invece è uno strano rumore che si riferisce appunto a quel rumore di cui abbiamo letto prima e dice risolvi questo obiettivo se trovi la sorgente del rumore dall'esterno. Fallisci questo obiettivo se il timer token raggiunge lo spazio dell'orologio. Se risolta, gira questa carta, se fallita, invece anche questo leggeremo un paragrafo. Ok, le altre le mettiamo da parte in questo momento e possiamo iniziare la nostra avventura. Ok, allora, visto che noi, almeno a livello di storia, ci troviamo vicino alla porta dalla quale siamo entrati, quindi diciamo qui è una porta che dà verso l'esterno, e visto che la neve uccide, io eviterei di andare all'esterno. Piuttosto darei un'occhiata a che cosa sono questa. Non so se è una porta di una cassaforte qua, è anche per me la prima volta che lo gioco, oppure queste porte che danno. Questo mi sembra una finestra, quindi anche quella lì la lascerei perdere. Questa qua su sembra una porta, invece andrei a vedere queste cose qua. Allora, come prima cosa, quindi mi gioco la carta movimento per Medeardo, così. Medeardo che si può muovere di 3 o 7 spazi. Per noi 3 sono sufficienti, quindi faccio 1, 2 e 3. Quindi il nostro round è già finito, pesco una nuova carta azione, che è una carta Rummage, che vado a mettere qua insieme alle altre, e faccio. Dopodiché comincia il nuovo round, perché chiaramente non è finito. Scusatemi, il nuovo turno, perché chiaramente non è finito il round e quindi non ho spostato l'indicatore. Adesso Medeardo si trova in posizione utile per andare a interagire con il segnalino 139. Allora, per interagire vado a utilizzare appunto la carta che ho pescato prima, Rummage. Vedete che non è necessario giocare le carte su entrambi i personaggi, ma posso giocarle anche tutte sullo stesso. Chiaramente questo aumenta di molto la velocità della partita perché il round termina non appena uno dei due ha quattro carte, quindi adesso poi cercheremo di fare anche qualche azione con Alvaro. Ok, allora, se vado a interagire vado al paragrafo 139.905. Vedi una valvola di ventilazione. È in funzione dato che il generatore di emergenza sta ancora funzionando. Ok, perfetto, questo potrebbe essere quindi un posto dove magari infilarsi per raggiungere, spero, l'esterno o comunque magari un'altra zona della mappa, però in questo momento non possiamo attraversarlo perché è in funzione. Ok, finito il round, pesco una carta. Adesso lo dico ancora un paio di volte, pesco una carta, poi lo sapete che pescherò una carta. È una carta Moving On, questa qui, quindi per il movimento, e quindi non lo dirò più, giusto per non essere troppo pesante. Ok, quindi vado a giocare appunto il movimento su Alvaro, ok, che lui si muove anche lui di tre spazi, 1, 2 e 3. Alvaro si trova, adesso non lo vedete, ma insomma si trova davanti a questa porta che è il segnalino numero 103 e quindi pescando una nuova carta Rummage
vado a interagire con il segnalino 103, quindi andrò al paragrafo 103-906. Dice, vedi una porta di legno, è chiusa dall'altra parte. Ok, però noi abbiamo un piede di porco. Ok, allora io uso una carta azione, sempre su Alvaro, per andare a utilizzare l'azione del nostro piede di porco, che come vedete è la 210, sul segnalino 103. Quindi andrò al paragrafo 103-210. Con l'aiuto del tuo piede di porco non hai alcun problema ad aprire la porta. Rimpiazza l'utility counter 103, quindi togliamo questa porta chiusa, con il numero 145, che è questo qui, ok? 145, che vado a mettere capovolto così, aspettate che sposto il giocatore così lo vedete meglio. Ecco qua, vedete che c'è la porta aperta, così. Dopodiché leggi la carta storia di E06. Allora vado a prendere la carta storia di E06 e dice: da soli nel buio, alone in the dark. Dice, prendi la tile 26 e piazzala secondo come indicato. Ora, a me è arrivata una piccola errata da Pendragon dicendo che devo scambiare le righe con le colonne. Quindi questa qui in realtà non è nella B1 ma è nella A1. Ok, quindi in questo caso la vado a mettere qui, che è dove poi è logicamente il posto in cui dovrebbe andare. Dopodiché rivela e l'event counter, ok, il segnalino evento 001, che è qui, eccolo qua. I segnalini evento, che come vedete sono queste stelline, hanno la, aspettate che sposto sempre il personaggio, hanno la differenza che al contrario degli altri non dovete interagire con essi, ma nel momento in cui li toccate si attivano. Ok, quindi scarta questa carta, perfetto, d'accordo. Ecco, questa è una carta che non era uscita prima, ve la faccio vedere, quella che ho pescato adesso, che è la carta coordinazione. La carta coordinazione dice, parla con un personaggio entro quattro spazi, oppure un personaggio entro quattro spazi risolve una cartazione che aveva già giocato durante questo round. Ok, serve praticamente per quando un giocatore magari non viene la carta giusta, può far sì che un altro giocatore ripeta un'azione che ha già fatto. Perfetto, allora, in questo momento vedete che io ho tre carte su Alvaro e due su Medeardo, quindi quello che è probabilmente più conveniente fare è giocare una carta su Medeardo, perché altrimenti il round mi si conclude, invece così posso fare ancora un'azione. Allora, mi piacerebbe andare a vedere che cosa c'è dentro quest'altra porta, perché ho notato che Medeardo ha una torcia ma senza batteria, una... Quindi, diciamo, per ora è inutile, però magari c'è qui, non so se è un armadietto o una porta, io mi gioco che sia una porta, quindi non è che me la rischio tanto, ma insomma, questi due potrebbero essere degli armadietti, e qui c'è una porta di legno, quindi anche questa qui potrebbe aprirsi, ma voglio raggiungerla tramite Medeardo. Quindi mi gioco la carta movimento su Medeardo. E visto che questa è comunque, potrei fare ancora un'azione, perché allora qual è il problema? Il problema è che con tre spazi, 1, 2, 3, non ci arrivo alla porta e quindi avrei bisogno di un'altra azione per raggiungere la porta. Però questo vorrebbe dire giocare un'altra carta e invece con la carta fatica posso direttamente raggiungerla. Sì, faccio così, allora mi muovo di fino a 7 spazi aggiungendo una carta fatica, questo concluderà il round. Quindi mi sposto, 1, 2, 3, 4, faccio 4 passi invece che 7, ne potevo fare fino a 7. Dopodiché il round si conclude, e lo ripeto, perché uno dei due giocatori, come vedete in questo momento Medeardo, ha raggiunto le 4 carte. Nel momento in cui il round si conclude, allora, come prima cosa faccio scorrere il token qui per i round, per il contatore dei round, scarto tutte le carte dei personaggi, tranne le carte fatica, questo qui. Questa rimane, quindi Medeardo è come se avesse già una carta, e questo vado a scartare e le metto qui, nella pila degli scarti. Ok, il round si è concluso, quindi possiamo andare nuovamente a ricominciare, diciamo, il nuovo round. Allora, in questo caso
posso andare, ecco, io volevo vedere appunto la porta, quindi io faccio l'interazione 106.905. Allora, 106.905. Allora, dicevi di una porta in legno. La sua maniglia si muove liberamente, non è chiusa. Vuoi aprirla? Scegli un'opzione. Apri la porta e leggi il paragrafo, oppure ignora la porta. No, vabbè, siamo venuti fino a qua, quindi chiaramente... Ah, scusate, ho dimenticato di giocare la carta. E, appunto, la carta è questa qui. Interagisci con un segnalino del tuo spazio. E quindi, dicevo, siamo venuti fino a qua per aprire la porta, quindi vado a leggere il paragrafo 999003. Questo me lo dice la trama. 999003, come vedete, è un numero che violerebbe il numero prima più piccolo e poi più grande, però essendo un numero a cui sono rimandato dal libretto, non c'è ambiguità. Allora, 999003. Ruoti la maniglia e trovi un garage con un furgoncino per le spedizioni parcheggiato all'interno. Allora, rimpiazza l'utility counter 106 con il 146. Allora, cominciamo a spostare. Questo lo tolgo e questo lo metto. Eccolo qui, porta aperta. Dopodiché, se non l'hai ancora fatto, leggi la carta storia di E05. No, non l'abbiamo ancora fatto e quindi eccolo qua. Eccola qui, il garage. Allora, prendi la tile 28, che non è questa qui, 28, e rivela, ok, quindi la piazziamo dove ha senso piazzarla, perché ripeto c'è una piccola errata, che quindi ha senso piazzarla qui, e dice rivela l'utility counter 118, che è questo qui, ok. Ah, ok, questa è la porta del garage e come vedete va qui, perfetto. Poi il 122, che è un armadietto, lo mettiamo qui, ok. Il 138, eccolo il furgoncino, eccolo qua. Oh, questo si è girato così, perfetto, e ho finito, no? E mettili come indicato, certo, sì, perfetto. Ok, dopodiché scarta questa carta. Perfetto, ok, abbiamo trovato il garage, quindi il nostro Medeardo sta qui. E niente, vediamo un pochettino cosa fare. Allora, Alvaro non sta facendo niente. Alvaro non sta facendo niente, ma perché diciamo è dall'altra parte del mondo. Dunque, posso fare... Allora, io ho che Alvaro... No. Dunque, ok, va bene, allora facciamo che prima mi muovo con sempre Medeardo e mi metto davanti all'armadietto. Adesso, per evitare di concludere il round senza che Alvaro abbia fatto niente, 1, 2, 3 e 4, si trova entro 4 spazi Medeardo, gioco quella che vi dicevo prima, la carta coordinazione. La carta coordinazione, faccio sì che Medeardo riutilizzi una delle carte che ha già giocato, che è la carta Rummage, ossia la carta rovistare, e lo faccio rovistare appunto nel nostro armadietto, quello che abbiamo appena scoperto, il 122. Quindi vado su 122 905, eccolo qua. Allora dice, vedi un armadietto di metallo. Dopo averlo aperto trovi tre oggetti utili. Guadagni le carte 14, le carte oggetto 14. Eccola qui. Batterie, finalmente. Poi 26. 26. Cacciavite. E 28. Eccolo qua. Questo che è... Ah, ok, sì, è... Come si chiama in italiano? Quello per mettere la benzina, diciamo, da attaccare alle taniche per mettere la benzina. Insomma, avete capito che cos'è. Perfetto. Allora, dopodiché dice poni un cubetto
consumo sull'armadietto. Questa è una cosa che non ho detto come meccanica del gioco, ma è molto semplice. Praticamente, quando esaurite l'azione che si può fare su un oggetto, ci mettete il cubetto consumo. Se c'è il cubetto consumo, poi quello che potrete fare è interagire ancora con quell'oggetto lì, ma chiaramente non troverete gli oggetti all'interno. Ok, allora pesco una carta, visto che l'abbiamo utilizzata. Ok, una take a break. E dunque dobbiamo utilizzare Alvaro per scambiarsi gli oggetti entro tre spazi, quindi bisogna prima muoversi. Perché io facevo andare Alvaro a esplorare lì nel buio. Allora facciamo che Alvaro si muove così, di tre spazi, ma in realtà ne bastava uno, così, perché entro tre spazi. Dopodiché gioco la carta Rummage, che mi serve per scambiare un oggetto o una serie di oggetti con Medeardo. Quindi Medeardo mi faccio dare sia le batterie che la torcia. Così. E le ho scambiate. Ok. Le vedete, no? Sì. Dopodiché, grazie a Take a Break, crafto, quindi vado a creare un nuovo oggetto. Un nuovo oggetto combinando chiaramente la torcia con le batterie. Quindi 14, 27. Come vedete non sto utilizzando l'azione dell'oggetto, come quindi per il cacciavite avrei utilizzato il 209, ma vado a combinare questi due oggetti, quindi 14, 17. 14, 27, scusatemi, 14, 27. Inserisci le batterie nella torcia e adesso funziona. Scartali entrambi gli oggetti, quindi li metto qui nella pila degli scarti. E guadagna l'oggetto 32. Ok, che è la torcia funzionante. La torcia alimentata. Ok, grande, bene. Adesso possiamo andare a vedere cosa c'è. Soltanto che ho 4 carte e quindi queste si scadono. Adesso è concluso il round e quindi dovrò proseguire andando avanti. Allora, faccio trascorrere un round. Qui ho 4 carte, quindi queste le scarto tutte. Qui ne scarto soltanto 2. Ok, perché la carta fatica mi rimane e niente, dopodiché ho ripescato le carte. Ecco, ripescando le carte, voi non lo vedete, però sono qui sotto, ho take a break, ho take an action, ho rummage e ho coordination, che è questa qui. E ne ho due, quindi ne ho due di tutte. Però in questo momento, come vedete, mi manca purtroppo il movimento. E allora posso fare quel passo opzionale che fino adesso non era capitato di dover fare, ossia pescare 5 carte azione, 2, 3, 4, 5, e scartarne altrettante, in maniera tale da sperare di trovare del movimento. Ovviamente non l'ho trovato, ok, ma potrei sfruttare questo round per parlare un po' tra i giocatori. Allora mi tengo la carta coordination e scarto un take a break. E anche le altre le scarto perché poi ce le ho tutte. Va bene. Ok. Allora, visto che appunto non mi posso muovere, posso far parlare due personaggi entro quattro spazi. Allora, visto che magari possiamo conoscerci un po' meglio, possiamo far sì che Alvaro parli con Medeardo, quindi 905-906. Andiamo un po' a vedere se c'è il paragrafo. Ah, ecco, una cosa che non ho detto è che chiaramente se manca il paragrafo all'interno del libro delle storie vuol dire che avete sprecato l'azione. Cioè voi praticamente fate un'azione che non ha effetto. Ecco, ad esempio se uso, che ne so, il piede di porco su una seggiola, chiaramente quello non ha effetto e quindi mancherà il paragrafo. Comunque l'azione conta come se l'aveste fatta. Allora, dicevamo 905-906. Così. Medeardo guarda tristemente Alvaro. Forza amico, siamo ancora vivi. Ti prometto che se ti concentri adesso ti aiuterò a trovare Maria. Adesso concentrati a lasciare questo posto, nel lasciare questo posto con un veicolo funzionante. Allora, possiamo scegliere un'opzione di parlare della carta storia di E03, ossia se è stata rivelata, ossia fuggire dalla fabbrica. Parlare della carta storia di E04, di nuovo si è rivelata, ma lo strano rumore è stato rivelato, oppure smettere di parlare. Ma fuggire dalla fabbrica mi sembra una cosa abbastanza straightforward, no? Abbastanza ovvia. Quindi magari parliamo dello strano rumore. Quindi 999010.
Ok. Magari quel rumore proviene da qualcuno che è sopravvissuto all'esterno, dice Alvaro. Non essere ridicolo, Alvaro. Sicuramente non è... Non... Dice, sicuramente c'è qualcosa, qualcos'altro all'esterno, e io non voglio affrontarlo. Dobbiamo concentrarci nel fuggire da qui appena... non appena riusciamo, appena possibile, risponde Medeardo. Ok, il dialogo finisce qui, e quindi abbiamo utilizzato la nostra carta. Ne peschiamo un'altra, ed è un movimento. Chiaramente potrei scartare quella fatica, ma vabbè, cominciamo a far muovere Alvaro, visto che c'è la torcia. Allora, lo faccio muovere fino a 3 spazi, quindi 1, 2, e attivo subito il segnalino numero 1. Quindi vado al paragrafo 1906. La stanza è completamente piena di oscurità. Non si vede niente, ma hai la sensazione che qualcosa ti stia guardando. Con una torcia potresti illuminare la stanza. Scegli un'opzione. Se hai una torcia e vuoi usarla, vai al paragrafo 999004. Se hai una torcia o preferisci non usarla, decidi di ritornare alla stanza illuminata. E quindi dice di piazzare il giocatore qui, lasciando il segnalino 001. Ok. E no, beh, abbiamo la torcia, abbiamo fatto di tutto per utilizzarla, per generarla, per crearla, quindi 999004. Allora, la tua torcia porta della luce in questo posto oscuro. Siete nella stanza della caldaia. Sulla vostra sinistra, nascosto dietro uno scatolone, trovate l'interruttore delle luci. Quando provate ad accenderlo, qualcuno dice: chi sei tu? Stai lontano. Accendete la luce. Da dietro un armadietto elettrico appare un vecchio signore. Non farmi male. Sono il dottor Francisco Fuentes. Lavoro qui, nel laboratorio di chimica. Abbiamo avuto problemi con delle vasche di solvente, ma il corriere era già sul camion. Ho telefonato al gatekeeper, come si dice in italiano, al custode, insomma, per fermarlo. È tornato indietro, ma quando è sceso dal camion è caduto per terra morto. Che sta succedendo qui? Sicuramente una bomba atomica ci ha colpito. Noi siamo Medeardo e Alvaro. Abbiamo speso 3 giorni nel settore C. Abbiamo passato 3 giorni nel settore C. Hai visto qualcun altro? No, sono da solo. Ho cercato di costruire questa tuta chimica. Chemical suit sono le tute quelle, diciamo, per combattere gli attacchi chimici. Ma non posso ancora. Questa non può prevenire le radiazioni. Non penso che siano radiazioni. Forza, Francisco. Unisciti a noi. Vogliamo scappare da qui utilizzando il furgoncino delle spedizioni. Allora, dice, rimuovi il contatore evento 001 e leggi la carta storia di E07. Allora, quindi questo qua si toglie. Beh, dovremmo avere un po' di luce in questa stanza. Allora, di E007... Eccolo qui. Allora, la sala caldaia. Rimpiazza la tile 26 con la tile 27. Quindi, come prima cosa, faccio questo. Quindi, questa la tolgo e questa la metto. Eccola lì, la caldaia. Dopodiché dice, rivela la carta 907. Ah, eccola qui. Che è la carta del dottor Francisco. E assegnala a una plancia giocatore. Allora, quindi... devo spostarvi un po' tutto. Aspettate, eh. Ok, quindi così gliela assegno. Perfetto. Francesco entra in gioco con l'oggetto 33. Eccola qui, la chemical suit, la tuta chimica. Piazzo qua. E dopodiché gira questa carta. Rivela l'utility counter 142. Eccolo qui. Questo che sembra un armadietto elettrico di qualche cosa. Poi lo standee di Fuentes. Dovrò messo. Eccolo qui. Va messo qua. Ok. E abbiamo finito. Dopodiché scarta questa carta. Perfetto. D'accordo. Allora, le 3 plance si vedono abbastanza bene. Vi cercherò di mettere le carte in maniera un pochino migliore, in maniera tale da farvele vedere. Oh, bene, quindi lui si trovava qui, perché ha attivato il segnalino 1. Ok,
E beh, abbiamo un personaggio in più, questo vuol dire azioni in più. Allora, beh, andiamo a vedere questo armadietto elettrico subito, no? Ci sono tre lucine. Allora, quindi mi devo poter muovere, ma non mi posso muovere perché non ho carte, però ho carte coordinazione. Allora, gioco una carta sul dottor Francisco e fa perché c'è Alvaro che si trova entro tre spazi. E quindi faccio ripetere l'azione movimento e lo muovo qua. Dopodiché uso l'azione, pesco un'altra carta e uso l'azione Rummage, che è la terza su Alvaro, per farlo interagire con il segnalino 142, quindi 142-906. Allora, l'armadietto elettrico ha tanti bottoni e alcune etichette che indicano specifiche funzioni. Sono tutti marcati come dismissed, cioè inutilizzati, tranne per due bottoni, uno rosso e uno verde. Vuoi premerne uno? Allora, si può premere il rosso, il verde o ignorarli. Beh, allora, l'unica cosa che mi viene in mente è che questo affare elettrico potrebbe essere collegato qui alla ventola che abbiamo visto prima, che è verde e quindi andrebbe spenta. Per poterci passare dentro, quindi io premerei il pulsante rosso 999006. Allora, 999006. Premi il pulsante rosso, senti un motore che piano piano si ferma, rimpiazza il 139, oh, benissimo, con il 140, benone, e adesso la luce rossa sarà spento. Ok, perfetto. Ottimo. Finita l'azione, dunque possiamo fare ancora diverse azioni. Dunque, 3, 3, 6, 7, devo pescare la carta, non l'ho ancora pescata. Allora, gioco sicuramente take a break su Medeardo che mi toglie questa fatica che mi sta rompendo le scatole. Ok, così. E ho fatto un'azione. Dopodiché, mi piacerebbe, beh certo, posso giocare un'altra carta coordinazione su Francisco. In maniera tale da far muovere Alvaro fino a tre spazi. Uno. Anzi. Aspettate, perché sto pensando. Allora, sto pensando questa cosa qua. Sto pensando che da dove si trova il dottor Francisco, lui non può raggiungere l'esterno. Mentre Alvaro e Medeardo potrebbero raggiungerlo. Quindi magari la tuta chimica potrebbe servire più a uno dei due. Allora. Do la carta Rummage a Francisco e faccio dare la tuta chimica a Alvaro, così. Dopodiché, sempre su Francisco, gioco coordinazione in maniera tale da far muovere Alvaro. 1, 2, opla, scusatemi, 2 e 3 spazi. Dato un colpo alla telecamera. Dunque, siamo a buon punto. C'è Medeardo che non ha ancora fatto niente. Allora, devo pescare carta. Ho finalmente la carta movimento. Beh, vediamo come sta sta macchina. Vediamo, cosa fare. Allora, beh, allora facciamo muovere Medeardo, che tanto lì non fa niente. Non ci sono armadietti da andare a vedere. Vediamo un po'. Beh, possiamo farlo andare. Vediamo. Uno, due. Facciamogli esaminare un po' queste porte. Allora, una sicuramente sarà quella da dove sono arrivato. Probabilmente la 115. Vediamo un attimino. Però sono chiuse e non le starei ad aprire. Cioè, ho paura che diano all'esterno. Vabbè, le esamino e poi se danno all'esterno non le apro, no? Quindi, con la carta. Dunque, mi servirebbe la carta Rummage che non ho. Ho un sacco di azioni, ma non ho la carta Rummage. Craftare, non posso craftare niente. Allora, vediamo se riusciamo a entrare con Alvaro. Però con Alvaro sarebbe l'ultima azione che faccio. E vabbè, tanto il round prima o poi deve finire. Va bene. Dunque, quindi devo giocare la carta coordinazione. La carta coordinazione che mi serve per far fare la carta Rummage ad Alvaro. Allora, con la carta coordinazione quindi vado a vedere il 140-906.
Dice, vedi una cosa di ventilazione, hai spento l'energia e quindi ha smesso di girare. Vedi quattro viti che proteggono il rotore. Ah, ecco a cosa serve il cacciavite. Quindi abbiamo quattro viti da andare a togliere, soltanto che ce l'ha Medeardo il cacciavite. E non si può stare con due giocatori nello stesso spazio, quindi vado a giocare la carta. Coordinazione su Alvaro. No, aspettate. Ho bisogno di scambiare, quindi di nuovo su Medeardo per far ripetere la carta Ramage e mi faccio dare il cacciavite perché si trova entro tre spazi. Ok. Questo conclude il nostro round, quindi ho tolto la carta fatica che aveva Medeardo, quindi posso scartare tutte le nostre carte. Scarto queste. Scarto queste. E ancora queste, così, e vado a muovere l'indicatore del round. Ok, quinto round. Ok, più che quinto round, ci mancano 5 round alla fine. Allora, adesso finalmente abbiamo i personaggi che sono nella posizione giusta per fare delle azioni. Allora, la prima cosa che farei fare, visto che Alvaro adesso ha il cacciavite, come vedete qua, sì, lo vedete, ok. E gli farei smontare questa ventola di questa valvola di ventilazione, perché se vi ricordate avevamo visto che c'erano delle viti. Allora, per farlo io mi gioco la carta Take Action qui su Alvaro, che mi serve per usare appunto una azione oggetto, e uso il cacciavite, quindi l'azione 209 sulla valvola 140, quindi 140-209. 140-209 dice: dato che la valvola non sta più funzionando, puoi facilmente rimuovere le quattro viti e togliere il rotore. Adesso puoi entrare all'interno della ventola. Rimpiazza l'utility counter 140 con il 141, quindi questo qui lo vado a togliere. E metto il 141, eccolo qui, che come vedete è lo stesso, ma manca la valvola, manca la ventola, diciamo, e adesso è segnato questo simbolo qua che vuol dire che è accessibile. E dopodiché leggi la carta storia di E08. Eccolo qua. Allora, aspettate, ve la metto qui. Ok. Dice, prendi la tile 29 e piazzala, sì, sempre scambiando righe e colonne, qui. Ok. Perfetto. Ok, magari dovrò spostare un po' la telecamera, vediamo. Rivela segnalini 2 e 3, segnalini evento 2 e 3. Allora, il 2 va di sopra e il 3 va di sotto, così. E su questa si possono, allora dice, su questa tessera i personaggi possono solo muoversi lungo l'air vent. Dopodiché scarta questa carta. Perfetto. Ok, questa la mettiamo via. Aspettate che sposto un po' la telecamera. Ok, perfetto, così la vista è su tutto il garage, diciamo, su tutta la nostra area. Ok, allora pesco una carta, visto che l'ho utilizzata, una, che è un moving on, beh, direi che possiamo entrare sempre con Alvaro, visto che abbiamo pescato un movimento. Cominciamo dal numero 2, andiamo in ordine. Allora, quindi Alvaro, gioco la carta movimento, posso muovermi fino a tre spazi. 1, 2 e innesco il token numero 2. Quindi abbiamo 002-906. Allora vado nel libretto delle storie e mi dice: prendi la prima svolta e vedi una luce. Dietro una copertura di metallo, vedi il cortile esterno coperto di neve. Dai un calcio alla copertura e cade a terra. Puoi andare fuori. Rimuovi l'event counter numero 2, quindi il segnalino evento numero 2. E leggi la carta storia di E09. Oh, bene. Me la metto come sempre qua. Allora, dice il cortile. Prendi la tile 30, che è questa qui, e la mettiamo qui. Ok. Dopodiché, utility counter 147 e 137. Allora, il 147 va qui e
e il 137, eccolo qua, 137 lo mettiamo qui, così, perfetto. Dopodiché volta questa carta. Dice, la tile 30 rappresenta l'esterno, il cortile esterno coperto di neve mortale. Se uno dei tuoi personaggi va in questi spazi senza avere una tuta chimica, cosa che invece Alvaro ha, vi ricordate gliel'abbiamo data, ce l'aveva data Francisco, leggi il paragrafo 999001, dopodiché scarta questa carta. Ok, bene, possiamo andare fuori con Alvaro. L'unica cosa che ho, rischio di utilizzare troppe carte su Alvaro. Allora facciamo così. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte ho, quindi ce le ho tutte perché ho pescato. L'unica cosa che in queste 8 carte ho, vi faccio vedere, ho 4 take action, 2 movimenti e 2 take a break. Queste qua. E quindi volevo usare una coordinazione in maniera tale da poter spostare, da poter far fare a Medeardo o a Francisco, anche a loro, qualcosa di utile, ecco. Allora facciamo così, facciamo che pesco 5 carte e ne scarto 5, quindi magari mi viene qualcosa di utile, anche perché adesso, diciamo, io vorrei andare a vedere che cosa sono questi qua. Tra l'altro questo potrebbe essere il posto da dove arriva il rumore, o l'armadietto, o il 147, che non so che cosa sia visto da qui. Un secchio della spazzatura, non lo so. L'unica cosa, stavo dicendo, che dato che ho finito le carte, le rimescolo e le ripesco. Quando finisce il mazzetto, diciamo, di carte azione da pescare, sì, semplicemente si mescola e si ripesca. Allora. Ok, allora pesco 5 carte. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, ho pescato 2 movimenti, 2 coordinazioni, un rummage. Allora, sicuramente scarto 2 carte azione e mi vado a prendere rummage e coordination, e sono 2. Poi, fatica non ce l'ho, scarto un take a break, tanto me ne rimane uno, prendo un'altra coordinazione. E dei 2 movimenti ce n'ho già 2, ma ne prendo ancora uno. No, non posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mi scoccio a scartare. Vabbè, prendiamo ancora un movimento e scartiamo l'ultimo take a break. Se poi ne avremo bisogno, vedremo. Ok, questa la scarto perché è la nona. Perfetto. Allora, adesso con queste carte posso fare qualcos'altro. Perché allora, come prima cosa, mi gioco Moving On su Medeardo. Faccio 1, 2, 3 e 3. Perché tre spazi, se no devo prendere fatica. Adesso però a questo punto Alvaro è a portata, quindi io faccio coordinazione su Medeardo, entro 4 spazi, questi sono 1, 2, quindi a portata, posso fargli ripetere l'azione e gli faccio ripetere il moving on. Quindi Medeardo va fuori, 1 e 2, scusatemi, Alvaro va fuori, 1 e 2, e lo può fare perché ha la tuta chimica, che è questa qui, come vedete, questa qua che gli aveva dato Francisco. Ok, allora siamo fuori, con Alvaro posso giocarmi la carta Rummage, che ho pescato, anzi, devo pescare una carta perché l'ho usata, ed è una coordinazione, e poi uso la carta Rummage, sempre su Alvaro, che è la terza, per farlo interagire con il segnalino 147. Segnalino 147, quindi ho 147, 906. Allora, 142, 143, 147. Apri la scatola. Immediatamente senti lo stesso rumore che hai sentito pochi minuti fa. Piazza un cubo consumo, sì, un segnalino, insomma, consumo, aspettate che lo piglio, sul 147... e risolvi la carta oggetto di E04, la carta, scusatemi, storia di E04, che è questa qui. L'abbiamo risolto, quindi la volto, e dice: la scatola è piena di sangue e vedi ciò che resta di quello che doveva essere un gatto. Non capisci cosa sia successo qui, ma sembra che un grosso animale lo abbia ucciso. Chiudi la scatola e qualcosa di luccicante a fianco ad essa cattura la tua attenzione. È una chiave metallica. La raccogli nella neve quando un rumore dietro di te ti paralizza. Ti giri
Giri la testa, ma non vedi niente. Tuttavia, senti che qualcosa ti sta guardando. Prendi la carta oggetto 20 e scarta questa carta. Allora, la carta oggetto 20, che sarà questa chiave che abbiamo trovato, eccola qui, la diamo sempre ad Alvaro. Ricordatevi che il limite per gli oggetti per ogni giocatore è 4, come c'è scritto, vabbè, ve lo faccio vedere qua, tanto uguale per tutti, soltanto che in questo tutorial è rimosso questo limite. Quindi abbiamo giocato la carta, devo pescare, ok. Adesso, se mi gioco ancora una carta su Alvaro, il round finisce, però mi spiace. Allora, io gioco una carta coordinazione, sempre su Medeardo, si trova entro 4 spazi, 1, 2, 3 e 4, e quindi lo faccio muovere qua. Ok, allora, prima di concludere il round, io farei muovere Francisco, in maniera tale, anche perché lassù non sta facendo niente di utile, quindi mi faccio muovere Francisco e lo porto, faccio 1, 2, 3 spazi e lo faccio muovere ancora una volta, quindi do due movimenti e poi questo fa 1, 2 e 3, almeno è in posizione un po' più utile. Ok. L'ultima cosa che faccio è con Alvaro, è l'ultima cosa che faccio per il round, ed è andare a esaminare, interagire, insomma, dite come volete, con il segnalino 137, che è questo armadietto pieno di neve. Quindi 137, 906, 137, ok, vedi un armadietto di metallo coperto di neve, lo apri e trovi all'interno un oggetto utile. Guadagna la carta oggetto numero 30. Eccola qui, la tanica di benzina che, per la quale Medeardo aveva il, diciamo, il, come si chiama in italiano, non me lo ricordo, insomma, questo aggeggio per poi usarlo dentro la macchina, e metti un cubo consumo sul segnalino. Ok, così, per dire che è stato utilizzato. Ok, perfetto. E ci dovremmo essere, abbiamo concluso il round, perché? Perché lui ha 4 carte, quindi le scarto tutte, non abbiamo carte fatica, così e così, queste le metto nella pila degli scarti, dopodiché faccio avanzare il round. Ok, abbiamo ancora 4 round per concludere, però insomma mi sembra che siamo a buon punto, perché abbiamo trovato la chiave, che potrebbe essere la chiave della macchina o qualcosa del genere, e abbiamo la tanica di benzina. Quindi boh, potremmo provare a mettere, sicuramente adesso combinerò la tanica con questo per creare la tanica virgolette funzionante e proverò a utilizzarla sulla macchina. Ok, allora, quarto round, cominciamo a far tornare in casa Alvaro. Allora, Alvaro si muove e gli darei una carta fatica in maniera tale da farlo muovere di 7, così. Allora, 1, 2, 3, 4, ah, c'era quel segnalino lì però. Questo qua, il numero 3, che magari portava da qualche parte. E vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ci arrivo. E innesco l'evento. Quindi abbiamo 003, 906. Allora, 003. Sei all'interno del condotto di ventilazione quando senti qualcosa di fronte a te. Scegli un'opzione. Se hai una torcia e vuoi usarla, leggi il paragrafo. Se hai una torcia o non se non hai una torcia o non vuoi usarla, leggi un altro paragrafo. Allora, la torcia mi sembrava di avercela, eccola qua. Quindi ho la torcia e voglio usarla, 999007. Allora, accendi la torcia. Prima che tu sia in grado di puntarla di fronte a te, per un veloce momento vedi una strana figura che scappa e si accuccia, diciamo, e si muove all'interno dell'oscuro corridoio. Non hai idea di cosa sia, ma non sei sicuro di voler sapere che cos'è, e preferisci prendere l'altro corridoio, ok, che è dove siamo già stati. Piazza il personaggio all'interno dell'air vent, quindi del condotto di aerazione, adiacente all'utility counter 141, ok, qui. E se ho già occupato da un altro
personaggio muove il personaggio in uno spazio adiacente e lascia il contatore, scusatemi, il segnalino 003 sulla mappa. Ok, quindi non è successo niente, abbiamo visto questo movimento e sicuramente non voglio tornare a vedere che roba è. E ok, abbiamo Alvaro che ha due carte, va bene. Allora, Medeardo però a questo punto è a portata, uso una carta coordinazione per far muovere, perché non ho pescato carte movimento, quindi sto facendo muovere Alvaro in questo modo qua, quindi 1, 2 e 3. Dopodiché uso la carta Take a Break per creare un oggetto e quindi combino, anzi, devo prima scambiare un oggetto. Se no Medeardo non fa niente. Allora, quindi gioco su Medeardo la carta Rummage, mi faccio dare la tanca e mi faccio dare la chiave, così se no anche lui ha poi troppi oggetti. Dopodiché quello che volevo fare prima, praticamente uso la carta Take a Break per craftare l'oggetto, quindi combino la tanica con il nozzle, che è il 28-30. Allora, 28-30. 28-30. Dice, attacchi il nozzle, che ripeto in italiano non mi viene, alla tanica. Adesso puoi rifornire un veicolo senza il rischio di sprecare alcun carburante. Scarta la carta 28-30. Queste due le scarto. E rimpiazzala con la carta 31. Eccolo qui. Ok, l'abbiamo combinata. Perfetto. D'accordo, allora adesso pesco una carta. È un Rummage, però ho pescato anche un movimento prima. Quindi mi muovo. Però. Naggia, volevo muovermi con Medeardo, ma non riesco. Allora, usiamo coordinazione su Francisco. 1, 2, 3, 4. Sì, 4 spazi. Coordinazione va a 4 spazi, così, e quindi faccio muovere, no, non posso far muovere Medeardo, niente, no, mi sa che mi tocchi, no, quindi questa non la posso giocare, perché non volevo far ripetere l'azione di movimento a Medeardo, ma Medeardo non ha carte movimento, quindi non posso fargli ripetere l'azione, niente, allora, facciamo così, faccio, uso Take a Break su Alvaro, così gli faccio scartare la fatica. E quindi questa la metto qui e questa la metto qui. E pesco una carta. Ok, ho pescato del movimento. Vediamo, posso fare così, direi, sì. Allora, facciamo così. Uso il movimento su Medeardo, che è la sua quarta carta. Gli do anche una carta fatica, che è la quinta carta, ma si può dare la quinta carta in questo modo qua, se è una carta fatica, e lo faccio muovere di 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il round a questo punto è concluso, scarto le carte che non sono fatica dai personaggi, quindi questa carta fatica rimane su Medeardo, scarto le altre. Opla. Gioco di neve, lasciamolo qua che non bisogna toccarlo. Ok, perfetto. E faccio avanzare il round. Ok, ci dobbiamo dare una spicciata perché mancano solo 3 round alla fine. Allora, sì. Beh, a questo punto siamo in posizione utile. Facciamo utilizzare a Medeardo la tanica sull'automobile. Quindi utilizzerei il 211 sul 138. Quindi 138-211. Allora, 138-211. Non c'è molto carburante rimasto nella tanica, ma riesci comunque a rifornirci il camioncino. Salti sul camioncino insieme ai tuoi compagni e lo accendi. Funziona. Risolvi la carta oggetto di E03. Ah, ok, allora abbiamo già fatto. Scappa dalla fabbrica. Allora la giro e dice: saltate tutti all'interno del camioncino, lasciandovi la fabbrica alle spalle. Non avete idea di che cosa quella strana figura che avete visto sia e non volete spendere più tempo con essa. Ad ogni modo siete al sicuro per il momento, ma il paesaggio davanti a voi è spaventoso. Le strade sono completamente coperte di neve e di gente morta, di corpi morti.
Sembra che siate gli ultimi sopravvissuti e non avete idea di cosa stia succedendo. Alvaro prende la lettera nelle sue mani. Maria, voglio... Lo so che sei sopravvissuta e sto arrivando per te, mia cara. Medeardo accende il van nella direzione del sole, l'unica sorgente di speranza in questa vista terrificante. Hai vinto lo scenario. Ah, ok, perfetto. Quindi chissà cosa serviva questa chiave. Allora, a costo di un piccolo spoiler, cerchiamo di aprire... cerchiamo di vedere cosa faceva questa chiave, perché io ero convinto servisse per la macchina, sembrava una chiave di una macchina, di una... Io avrei utilizzato, la cosa che avrei fatto io sarebbe stato utilizzare la chiave sulla porta del garage, che è questo qui, che è il numero 118. Quindi avrei fatto 118-204, c'era? 118-204, no, non c'era come azione. E niente, avrei perso l'azione. Ok, con il 204 non lo so cosa serviva questa chiave. Non lo so. Ok, vabbè, ciccia. E d'accordo, niente. Allora, questo era lo scenario demo di L'Eternauta, che spero vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Come vedete c'è una grossa componente esplorativa e narrativa, in ogni stanza c'è da aggiungere cose, poi vedete che questa prospettiva aerea vi lascia molto il dubbio su che cosa in realtà stiate andando a vedere, vi lascia molto perplessi su che cosa stiate facendo, su cosa, quale sia l'ambiente intorno a voi, e questo vi induce molto a esplorare, ad andare a vedere, a interagire, certo al costo di far passare dei round. Questo a me piace molto, perché comunque mi sembra molto di rigiocare una di quelle avventure grafiche dove alla fine provavi tutto con tutto. Certo, qua la differenza è il tempo che passa, i vari round che trascorrono, che però in realtà non sono un grosso impedimento, perché il caso peggiore penso che possa succedere è che uno debba ripetere uno scenario. Però in questo modo capite bene che anche andando a ripetere uno scenario, la prima parte la saprete fare, dopodiché avrete interagito con alcuni oggetti, avrete l'idea di che cosa sono, ve lo ricorderete magari dalla partita precedente e quindi non avrete dubbi poi su che cosa dover fare, che cosa doverli come doverli utilizzare. Questo scenario, ripeto, non è uno spoiler perché non andrà in stampa. Io ho avuto modo di giocare anche il primo scenario, quindi di quello non vi posso parlare, diciamo, in extenso. Ne avevo parlato un po' dopo il video di Modena, se lo andate a recuperare ve lo lascio in descrizione. Ma ad ogni modo, quello che vi posso dire è che ci sono più personaggi. Qua ne avevamo solo tre, nell'altro mi sembra ce ne fossero 4 o 5. L'avevo giocato insieme a Alessandro Rubbo, Volpe Giocosa, Balena Ludens, e poi c'era ancora qualcuno che purtroppo non mi ricordo mai. Ad ogni modo, c'era, ognuno di noi poteva usare uno qualunque dei personaggi, come avete visto adesso. Poi chiaramente l'esperienza in solitario cambia un pochettino perché avete più il controllo dei personaggi, invece magari quando si è più giocatori si può scegliere magari di controllare ognuno un personaggio, cosa che rende le cose un pochino più interattive, e, però un po' più dipendenti, diciamo, dalla pesca delle carte. Però con questa cosa che uno ne può scartare 5 per pescarne 5, anche quello lì non è un grosso limite. Ora, lo scenario che abbiamo provato lì a Modena era molto più vasto di questo, molto più complesso, con molte più scelte, e abbiamo perso malamente perché appunto è scaduto il tempo. Però abbiamo visto molti più oggetti e soprattutto molta più mappa. Avevamo riempito ancora 2 colonne, quindi una colonna e un'altra colonna, e mi sembra che ci fosse una zona che non eravamo ancora riusciti a esplorare perché eravamo appena riusciti a uscire fuori, perché vabbè, no, non posso dire niente, però ecco, qui alcuni oggetti, diciamo, li abbiamo trovati, mentre lì altri oggetti bisognava andare a fabbricarseli e quindi diventava tutto un pochino più complicato, ma in un senso buono del termine, ecco. Ora, prima di lasciarvi, vi faccio ancora vedere come sono fatti i token. Chiaramente ve li faccio vedere da dietro proprio per farvi vedere che, diciamo, alcune cose rimangono nascoste fino alla fine. Infatti nel gioco è previsto che i vari scenari abbiano come delle scatoline chiuse all'interno delle quali c'è il materiale per uno scenario, così che voi possiate aprire la scatola e non spoilerarvi il contenuto. Vi faccio vedere ancora questa cosa qui. Ecco, come vedete, come vi dicevo, questo è il foglio di token, diciamo, sono tutti numerati, no? Come vedete, per quanto riguarda gli altri scenari,
almeno una parte chiaramente degli altri scenari. Ora non ve la posso far vedere da davanti perché, ripeto, sarebbe tutto spoiler, ma altrimenti vedete che da dietro sono tutti uguali, sono tutti coperti, diciamo, di questa strana neve, e quindi non vi spoilerate niente, li mettete dalla parte coperta. Questo, come vi dicevo, è il libricino dedicato invece allo scenario A. Questo non ve lo apro, ma comunque all'interno è fatto come l'altro. Questo ve lo posso far vedere, aspettate, ok, questo, dicevo, ve lo posso far vedere, quello che abbiamo utilizzato adesso, legato alla demo. Come vedete, sono tutti i paragrafi scritti come ve li ho letti. Ok, allora, io spero di avervi interessato quanto il gioco è interessato a me. Chiaramente le illustrazioni sono riprese dal fumetto originale, sono bellissime, vabbè, a me piaceva tanto. Poi c'è questo stile un po' retro di tutta la cosa che sta andando per la maggiore, ma io sono contento della cosa perché mi piace moltissimo. Spero che lo scenario, dicevo, vi abbia interessato, e spero che abbiate avuto un po' come ho avuto io le sensazioni delle vecchie avventure grafiche della Lucas, non so se avevate giocato qualcosa un po' più maturo, tipo Fantasmagoria, insomma, se volete magari ne parliamo anche qui sotto nei commenti. Io, come sempre, se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio e vi ricordo che potete cliccare il link qui sotto per andare direttamente alla campagna, che sarà attiva da febbraio 2024, non so quando state vedendo questo video, e vi ricordo anche, se volete, di iscrivervi gratuitamente al canale, in modo gratuito, appunto, per supportarlo, attivando la campanellina delle notifiche. Ok, io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.